Carmen Guarino, idee in movimento. Io penso che la politica si debba occupare di questo. Se fossi nel governo deciderei che tra le regole di assunzione di una persona, oltre il curriculum e la laurea, venisse inserito il nucleo familiare, il numero delle persone, i metri quadrati della casa e quante persone lavorano in quel nucleo familiare. Guardate che se in un nucleo familiare lavorasse una sola persona, si potrebbe portare il cibo a tavola. Io credo che questi siano i temi di cui, a partire da questi temi, si può fare politica. Questo è quello che io penso. E sono convinta che, come penso io, la pensano in tanti. Questi sono i temi di cui ho discusso con le persone. Altro tema discusso è i progetti, un progetto vero che accompagni la crescita dei bambini. Il nostro paese si è dimenticato dei bambini, non ne parliamo della regione Campania. Abbiamo perso 760 milioni di euro, le regioni del sud hanno perso, perché i nostri parlamentari, sì, sinistra e destra, non hanno difeso le risorse per attivare gli asili nido nelle regioni del sud, dove in alcuni comuni non c'è alcun servizio. Persi gli asili nido, persi strutture, perse opportunità per i bambini, perso il sostegno alle famiglie, perso posti di lavoro. Il welfare può essere un'occasione, un volano motore dell'economia. Il terzo settore è il primo settore in Italia, non ha fatto licenziamenti. Questo è il dato di fatto. Io credo in una programmazione vera che metta al centro i bambini, l'infanzia. Bambini che non apprendono nel degrado, perché quello accade oggi, saranno adolescenti e uomini sani. Dobbiamo investire più sulle povertà. Ce lo dice l'Europa. L'Europa ha dichiarato di finanziare due settori importanti: la lotta alle povertà e lo sviluppo della coesione sociale. Che significa per noi coesione sociale? Lo vado ripetendo dappertutto. Una comunità è coesa quando non c'è uno squilibrio economico tale da non poter mangiare per alcuni. Quando ci sono i servizi, quando si fa una politica che è veramente tesa alla programmazione dei servizi sui territori, che tiene conto di tutti, e quando si sviluppano le imprese, quando le risorse dell'Europa, le risorse del nostro paese vengono utilizzati a favore dei giovani per promuovere impresa. Questo è quello che io penso. E questi sono i temi che metto sul tavolo. Non ho mai avuto non ho una tessera di partito, anche se ho pensato che il centro-sinistra, l'area del centro-sinistra potesse essere la mia seconda casa. Io da ragazza, dopo l'esperienza di un'occupazione di fabbrica, la famosa Ernestina di Salerno, perché mio padre lavorava lì, quindi ho vissuto anche l'esperienza di un genitore che perde il posto di lavoro, mi sono data da fare, invece di militare in un partito politico, ho iniziato a fare volontariato e con tanti amici ho messo su la WILDM, Fondazione Casa Amica, il Consorzio Rete Solidale, che oggi presenta con l'ultima cooperativa aggregata 184 dipendenti, a cui la mattina noi pensiamo a come dare lo stipendio a fine mese. A noi le chiacchiere non servono, a noi servono i fatti. Lo dico con molta sobrietà e anche con molta serenità, perché io sono una persona che non sa gridare. Per affermare le cose non bisogna gridare, anzi bisogna essere seri, bisogna essere sul pezzo e bisogna essere assolutamente equilibrati. Ho pensato che il centro-sinistra potesse essere la mia casa. I temi di cui parlo sono temi che dovrebbero essere proprio vicini all'area del centro-sinistra. Evidentemente mi sono sbagliata, perché la mia richiesta di candidatura, richiesta fatta ufficialmente per iscritto ai componenti della segreteria provinciale, ai componenti della direzione regionale e da parte di consiglieri regionali e anche di europarlamentari, io non ho avuto mai una risposta scritta. Le risposte che ho avuto sono quelle che io ho letto dai giornali. E una delle dichiarazioni che più mi ha offeso è stato quando il segretario del provinciale salernitano del Partito Democratico ha dichiarato: l'unica certezza, in un momento in cui il PD viveva una grandissima incertezza anche sul candidato governatore, dichiarò in un contesto che non era adeguato al caso, che io non ero certamente la non candidata. Avrei preferito che l'avesse detto a me,
perché io merito rispetto come donna e come cittadina salernitana. Se questo atteggiamento e questo comportamento è stato utilizzato per frenare la mia partecipazione a questa competizione elettorale, guardate che sono sollecitata invece, contrariamente a quanto immaginato, proprio ad andare avanti, a prescindere. Io l'ho già dichiarato in altre volte, sono candidata a prescindere. Sono sempre stata indipendente, sarò indipendente in altre coalizioni. Io incontrerò quelle coalizioni che prenderanno a cuore i temi che ho messo sul tavolo, che sono legati alla programmazione dei livelli essenziali di assistenza nella nostra regione. Noi dobbiamo conoscere quali saranno i livelli minimi di assistenza, perché oggi c'è la fame. Voglio capire quanta politica e quanta programmazione politica vera si farà per l'infanzia. Voglio sapere la possibilità reale che l'edilizia popolare si riattivi sul nostro territorio per togliere le famiglie dai 40 metri quadri, che sono spesso case di cartone, quelle che io visito, da Materno al Vescovado di Nocera. E poi mi interessa l'ambiente. Voglio capire nella mia regione quanti rifiuti tossici sono stati versati e voglio sapere quante persone si stanno ammalando per questa causa. Non abbiamo il registro dei tumori in Regione Campania, non conosciamo la concentrazione delle malattie oncologiche né pediatriche né negli adulti nel nostro territorio. Qualcuno dice che la terra dei fuochi è Caivano. A me risulta testimonianze e da persone informate che la zona di Campania, Battipaglia, Eboli è piena di rifiuti tossici. Mi risulta che siamo nella provincia nella quale abbiamo il fiume secondo più inquinato d'Europa. Dai giornali, i giornalisti hanno scritto che quest'anno il fiume Sarno ha debordato due volte e le acque hanno invaso i territori circostanti che sono a coltivazione. Quanto di quel cibo è arrivato sulla nostra tavola? E nessuno dice niente. Nessuno dice niente sulla gente che non va a mangiare, nessuno parla di queste cose che sono delicatissime. Non abbiamo un centro pubblico per la cura dell'autismo. Adesso ci sono le mode sugli interventi, sulle tecniche, sulle modalità di intervento. Le famiglie bussano a noi e ci chiedono dove poter andare. Non abbiamo centri specializzati per l'Alzheimer. E abbiamo una comunità, il nostro paese, che sta andando al raddoppio della percentuale degli anziani. Passeremo dal 15 al 30% di anziani nel nostro territorio senza prevedere servizi di prevenzione, di cura e di assistenza, con un aumento ovviamente delle malattie geriatriche che sono ovviamente conseguenti. Questa mia convocazione alla conferenza stampa sta ad indicare che io non faccio nessun passo indietro. Anzi, questo atteggiamento, questo ostracismo nei miei confronti, ingiustificato, non lo tollero. Andrò avanti, chi vorrà stare con me ci sarà, chi non vorrà stare con me è libero, perché io sono una donna libera e considero anche gli amici persone libere, ognuno farà la sua scelta. Io prenderò 12 ore di tempo, perché voi sapete che tra qualche giorno si chiudono le liste, per valutare le proposte che mi arriveranno sui temi di cui vi ho parlato: welfare, sanità, lavoro e sport. Lo sport è un altro degli elementi su cui noi ci siamo cimentati, su cui abbiamo dimostrato che può essere un luogo di educazione e di aiuto ai bambini e agli adolescenti. Lo abbiamo dimostrato, abbiamo investito tutte le nostre risorse in un progetto bellissimo. E immaginate se le strutture sportive nascessero nei quartieri più poveri, nei paesi del nord dove il welfare va avanti in un certo modo, dove ci sono modelli moderni di aiuto alla popolazione. Si investe di più dove c'è di meno. Si investe di più dove c'è di meno.
Nei paesi del nord gli asili nido si attivano e si investe di più dove nei quartieri più poveri. Ci sono asili nido per le mamme turniste. I centri sportivi sono aperti a tutti. Noi abbiamo la più grande infrastruttura del nostro paese, che sono le scuole. La maggior parte di queste il pomeriggio sono chiuse. Nelle piccole comunità dove c'è il municipio, una parrocchia e una scuola elementare. Cosa devono fare i bambini e gli adolescenti? Noi dobbiamo costruire un modello di welfare diverso, innovativo, se vogliamo che la nostra comunità cresca e cresca in maniera positiva. Questo è il mio pensiero. Sono stata indipendente nel centro-sinistra, sarò indipendente in quella coalizione che accoglierà i miei punti e che mi sosterrà in questa campagna elettorale. Non ho ambizioni politiche particolari. Volete sapere che cosa volevo fare? Diventare consigliere regionale per poter lavorare come semplice consigliere nella Commissione Sociale, Sanità e del Lavoro. Questo è il mio progetto. Non ho altre ambizioni. Forse non avere ambizioni politiche, io invece credo che i cittadini responsabili, tutti, chi ha gli strumenti mentali e ha le competenze specifiche, dovrebbe dedicare qualche ora della sua vita alla politica, per riportare la politica al senso vero, che significa governare i territori e governarli con qualità. Questo è il mio pensiero e con questo vi lascio. Vi ringrazio per la partecipazione. Ovviamente, vi ripeto, siete liberi di fare le vostre scelte. Se starete con me, questa battaglia la faremo insieme. Vi ringrazio. Dodici ore per riflettere, per pensare, per studiare e valutare le proposte che arriveranno per una candidatura al Consiglio regionale. Lei in ogni caso non si ferma, continua ad andare avanti. Sì, no, non mi fermo perché ho fatto un lavoro intenso di raccolta, di condivisione su dei temi, di ascolto del territorio, semplice, sobrio, ma molto partecipato. A me interessa che questi temi di cui ho parlato in conferenza stampa, che sono quelli del welfare prevalentemente, della sanità, del lavoro, dello sport, siano temi che possano accompagnare la politica regionale, ricordando che la regione è un ente che fa programmazione, non fa gestione, e quindi ciò che programma è quello che poi arriva sui nostri territori e quindi dovrebbe ben governare il territorio. Io il mio pensiero è quello di accompagnare un processo politico, fare in modo che queste cose di cui parliamo spesso nelle campagne elettorali però vengano poi realizzate sul serio. Il mio piacere era quello di candidarmi con il centro-sinistra. Ovviamente questa conferenza è venuta perché siamo a pochi giorni dalla chiusura delle liste e ieri mi è stato comunicato che non c'era possibilità di essere candidata. Ho messo a disposizione altre 12 ore di tempo per capire se al centro-sinistra interesso veramente o no, per dire anche che non mi voglio fermare e che questi temi io li metto sul tavolo. Se ci sarà un'aggregazione che li vuole portare nella propria agenda politica, io come indipendente parteciperò per raggiungere questo obiettivo. La sua area sicuramente è un'area di centro-sinistro, comunque legata a determinati temi, lo affrontava lei prima, quello del welfare, della sanità, dello sport, legato alle politiche sociali, ai giovani, quindi anche alle nuove generazioni. Le liste non sono ancora chiuse, fino a ieri forse non c'era spazio, oggi invece c'è forse una possibilità, qualche contatto dal Partito Democratico, magari, visto che alcuni nomi dall'Assemblea regionale sono stati bocciati. E spero che in queste prossime 12 ore mi arrivi una telefonata che accolga il mio programma, la mia persona, e se non lo faranno mi farebbe piacere anche sapere perché. Non riesco a capire delle motivazioni concrete, però se questo non dovesse accadere io devo
io voglio andare avanti e quindi come dire, ho anche voluto costruire questa conferenza stampa per capire quante persone si indigneranno rispetto a questa mia esclusione e capire anche se ci sono aggregazioni che possono essere interessate a questo mio programma. L'aggregazione di Caldoro? Ma anche se ovviamente da indipendente quale sono, perché anche nel centro-sinistra è indipendente non avendo una tessera del Partito Democratico. Certo, mi sento molto più a casa mia nel centro-sinistra, però non so, questo ostracismo... Non si riesce a spiegare per quale ragione questa chiusura nei confronti della sua persona. Non ha mai avuto nessun tipo di contatto o comunque una chiarificazione rispetto a tutta questa vicenda? Sì, no, i contatti, qualche contatto telefonico certo si hanno ovviamente in queste fasi, sempre di attesa, di rinvio, però poi quando si mettono al tavolo e si discute di me senza di me, diciamo l'esito è quello di esclusione. Per cui cosa posso aspettare? Noi siamo a quanti giorni dal termine della presentazione delle liste? Rischio veramente di rimanere fuori dalla possibilità di partecipare. E quindi 12 ore serviranno a me, serviranno al centro-sinistra e alle altre aggregazioni di considerarmi. Carmen Guarino, Idee in Movimento.